Buonasera a tutti, siamo qui in compagnia di Lucia Annunziata in occasione della presentazione del suo libro L'Inquilino qui a Foggia. E allora vi chiediamo subito le basi per leggere questo libro. Chi è l'inquilino? L'inquilino è il nome che si dà al Presidente del Consiglio che vive a Palazzo Chigi. Nella nostra forma istituzionale è un presidente, diciamo, più transeunte, che abita meno, diciamo, di quello del Quirinale, che ha 7 anni. Però l'inquilino nel mio, diciamo, libro è anche l'accusa che Catilina fece a Cicerone quando Cicerone lo accusò con la prima catilinaria, queste le avrete sicuramente studiate, e lui disse: io sono rappresentante di Roma, mentre lui invece è un uomo nuovo, e lo accusò di essere un inquilino, un semplice inquilino, cioè un affittuario sostanzialmente della città che ospita la civiltà romana. Dopo parecchi anni c'è un nuovo governo, il governo Meloni, che viene eletto finalmente dal popolo. Cosa ne pensa al riguardo e come dovrebbe essere modificata la legge elettorale per evitare che governi si susseguino senza il voto popolare? Penso che sia positivo che dopo tanti anni si è invertita una tendenza, cioè la Meloni è stata indicata come capo di una coalizione che ha vinto le elezioni e lei è andata al governo, mentre invece in tutti gli anni di disordini istituzionali di cui parlo nel libro non aveva seguito più queste regole. Quindi credo che sia positivo che sia una donna, perché secondo me aiuta il paese a rispettare di più le donne, anche formalmente. Politicamente devo dire non sono d'accordo con lei, ma voglio dire, questo è normale, in un paese ci deve essere un governo e un'opposizione, insomma, non che io faccia politica, però le mie opinioni sono molto lontane dalle sue. Se dovesse scegliere un governo fra tutti quelli di cui ha parlato, quale sarebbe il più contraddittorio? Beh, il più contraddittorio rimane quello di Conte, perché Conte fa il premier, peraltro anche lui non eletto, di un governo populista, quindi con un'alleanza Salvini 5 Stelle, e poi dopo fa il premier di un governo dei nemici del suo governo precedente, che era quelli del PD. E credo che sia una cosa che ha pagato lui, hanno pagato anche gli altri, perché sembrano giochi di palazzo, ma in realtà poi la gente, i cittadini capiscono, no? E invece concretamente la politica per chi governa crea dipendenza, possiamo dire così? Sì, tu hai sentito quello che dicevo, no? Sì, la politica ha veramente una forte capacità di creare dipendenza, perché diciamo è un'ambizione suprema, un'ambizione quasi da Dio. E tu puoi influenzare la vita, la condizione umana e anche personale, privata, dei cittadini di uno Stato o anche solo di una città, insomma, no? E quindi il senso di missione, di importanza che ti dà questo, appena va male, è come una ferita che non si rimargina facilmente, perché quando tu diventi qualcuno in politica, la gente è lì e si rivolge a te, senatore, sindaco, cioè è difficile non sentirsi più al centro di una grande storia, al centro di una grande operazione. Concludendo, quale messaggio vuole lanciare ai giovani contro l'astensionismo? Questo, che non si può durare così, non si può fare. Io capisco, in questo libro l'ho scritto, perché la gente si sia disillusa, è chiaro? Però la disillusione provoca soltanto altri problemi, cioè i cittadini anche hanno una testa, una parola, questa è una grande democrazia di persone che sono educate, well educated nel senso di scolarizzate, e quindi voglio dire, i cittadini devono riprendere nelle mani il dialogo, la politica. Intanto secondo me sarebbe già un grande passo avanti se si riuscisse a cambiare le leggi elettorali e eliminare il listino, che è quella lista che viene fatta a Roma dal capo del partito, insomma, qualunque esso sia il partito. Quindi, perché toglie la fedeltà agli elettori che ti votano e la sposta sul capo partito, insomma, già questo è un blocco. Quindi, insomma, abbiamo criticato la politica, ma i cittadini anche nel loro la politica in mano, muovetevi e cercatevi di darvi una mossa, cioè non votare non è una soluzione. Ti piace come slogan? Sei d'accordo? Sì, sono pienamente d'accordo. Benissimo, noi ringraziamo il nostro ospite e vi auguriamo una buona giornata.